Tumulti, cortei, barricate, scontri con la polizia. Si riaccende la violenza in Senegal. Dalla capitale Dakar, il capoluogo della Casamance, Ziguinchor, provengono immagini e notizie di una crescente ondata di proteste antigovernative. A manifestare la loro rabbia sono gli oppositori del presidente Macky Sall, scesi a migliaia nelle strade per protestare contro l'arresto avvenuto nella giornata di ieri di Ousmane Sonko, principale leader delle opposizioni, più volte finito sotto accusa e sotto processo per i motivi più disparati, dalla resistenza al pubblico ufficiale alla corruzione di giovani. Si tratterebbe, ritengono i sostenitori di Sonko, di un vero e proprio accanimento politico più che giudiziario, un chiaro disegno del palazzo volto a impedire che Sonko possa correre come candidato alle prossime elezioni presidenziali previste tra pochi mesi. Il prossimo febbraio. E di questo avviso sono anche i legali di Sonko che hanno rilasciato dichiarazioni incendiarie fuori dal tribunale al termine dell'udienza che ha confermato l'arresto e la detenzione del giovane leader politico. Une fois de plus, la loi du talion est appliquée. C'est la volonté, c'est le dictat d'un individu qui s'appelle Macky Sall qui a dicté sa volonté au juge, qui l'a dicté au procureur. Et malheureusement, malgré tout ce que l'on a dit, mais de mes brillants jeunes confrères, tous les points de droit pour démonter l'accusation du procureur ont été abordés et on l'a démonté. On l'a démonté de bout en bout. Voilà une commande politique qui a été faite par Macky Sall, qui est passée par le ministre de la Justice, par le procureur. Et malheureusement, un juge du siège qui par là, par son courage, par sa unanimité, pouvait se démarquer. A malheureusement suivi les réquisitoires du procureur pour décerner le mandat d'arrêt, le mandat de dépôt. Le destin inavoué et avoué de Macky Sall, c'est d'écarter Ousmane Sonko des élections présidentielles de 2024. Mais l'échéance est proche, c'est dans quelques mois. Naturellement, il n'a pas répondu. Et aujourd'hui, devant le juge, il n'a pas répondu non plus au juge. Les avocats ont eu à faire des observations pour montrer au juge que le réquisitoire du procureur n'a absolument apporté aucun fait, encore moins aucune preuve de l'existence de toutes les charges qui sont articulées dans le réquisitoire. Et que donc, il devait refuser, il devait rendre une ordonnance de refus d'informer. Bon, il ne l'a pas fait. Il assume, c'est sa responsabilité devant l'histoire et devant le peuple sénégalais, que sa décision d'aujourd'hui va avoir des conséquences extrêmement graves pour le pays. A incendiare la protesta come fosse benzina è stata la notizia divulgata nella giornata di ieri, nella serata di ieri, della decisione del Ministero dell'Interno senegalese di sciogliere il partito PASTEF, il partito di Ousmane Sonko, la principale forza di opposizione del paese, considerata dalle autorità di Dakar eversiva e pericolosa. Le violenze stanno crescendo nel paese, si registrano al momento due morti, decine di feriti. Dopo la crisi del Niger e la tensione crescente nel Sahel, le cancellerie guardano con apprensione cosa sta accadendo in Senegal, un paese a lungo considerato un modello di stabilità e di democrazia, dove da mesi però le organizzazioni umanitarie denunciano un progressivo peggioramento delle libertà civili e individuali con gli oppositori e gli attivisti che promettono battaglia. Adesso mettendo Ousmane Sonko in galera, cancellare il suo partito, in Senegal può succedere anche la guerra civile, perché le popolazioni non lasceranno Macky Sall a sedere chi deve stare candidato o no. In 2023 è una vergogna, veramente, è una vergogna. Quasi 700 patrioti in galera e hanno ucciso tanto di questi manifestanti. Non si può fare queste e pensa che dopo tutto andrà bene, perché questo è anche creare una situazione di pericolo nella situazione. Dobbiamo sapere perché l'hanno fatto, perché tra 6 mesi avranno l'elezione e tutti i sondaggi nazionali e internazionali hanno dato il vincitore Ousmane Sonko nel primo turno.
E lui lo sa, perché Ousmane Sonko oggi, questo PASTEF, è diventato il partito più potente nel Senegal. Per questo lo vogliono fare fuori gioco. Ma non hanno capito, PASTEF non è solo una leader, ma è un'ideologia, è un modo di vivere, è un cambiamento. Non è che mettendo Ousmane Sonko in galera loro possono cancellare tutto questo. Noi adesso faremo la resistenza perché è un diritto costituzionale. Da ieri in Senegal quasi tutte le strade sono veramente bloccate, c'hanno delle manifestazioni e la gente sta manifestando perché è un diritto costituzionale.